Ciao a tutti! Oggi volevo mostrarvi una posizione con la fascia lunga laterale. È sul fianco, ma viene utilizzata prima dei 6 mesi ed è in cui i bimbi iniziano a pensarsi con le gambe. È una posizione in cui il bambino viene legato mentre legate la fascia, però è una posizione molto utile, soprattutto per quei bimbi intorno ai 4-5 mesi che ancora appunto non possono pensarsi con le gambe, ma iniziano già a guardarsi in giro, per cui fanno un po' più fatica a rimanere nel pancia contro pancia. Allora, la posizione viene fatta sempre con la fascia lunga 5 metri, larga 75 centimetri. Questa in particolare è una fascia di ECRU, cotone 100% non sbiancato, per cui non è stato trattato chimicamente per essere colorato o per diventare bianco. Utilizzo tutta la fascia nella sua altezza, non ripiegata. Recupero al centro. Stavolta al centro lo metto dietro, come se fosse una coperta. Ecco Penso a dove voglio avere quello che è il nodo, cioè dove voglio mettere il bambino e dove voglio avere la monospalla. Per me è più comodo avere qui il nodo e qui il bambino, per cui abbasso semplicemente il lembo dalla parte dove avrò il bambino. Avrò il bambino qui, in questo modo. Viceversa, se voglio fare dall'altro lato, se voglio avere il bambino di qui, farò così. Ok? Per me, dicevo, è più comodo in questo modo. Cosa vado a fare? Allora, vado a fare un più praticamente con questa fascia, quella che avete tirato sotto la spalla sulla pancia, la portate in orizzontale sopra l'altra e la ributtate indietro. Piano facciamo risalire questa fascia che abbiamo buttato dietro. La nostra regola generale è sempre quella che nel momento in cui abbiamo delle fasce da tenere, cosa facciamo? Le mettiamo fra le gambe, per cui entrambe in realtà possono essere messe in sicurezza fra le gambe. Il bambino andrà qua, in questa tasca. Se volete potete portare un po' più in alto il nodo perché spesso tirando si riabbassa, per cui poi vi trovereste con un nodo sotto al seno, ok? Da così vado a prendere la mia bimba. Se ho bisogno smollo un pochino e vado a inserirla nella mia tasca che ho preparato appositamente. Notate che la tasca è sempre un pochino più stretta perché nel momento in cui andate a infilare la bambina, questa non sfugga al di sotto. È magari un po' più faticoso farla sedere, ma è più utile. Se come me vi trovate molto stretti, non avete altro che andare a smollare un po' con le fasce. Allora, le braccine come al solito possono andare tranquillamente all'interno. Le braccine all'interno danno più stabilità. Vedete come sono abituati i vostri bimbi. Allora, cosa vado a fare in questa posizione? Recupero questa fascia, cioè quella del nodo, ok? Posso semplicemente tirare a o lasciare a seconda di dove è posizionata la mia bambina sul mio corpo. E poi, cosa importantissima, mi recupero i lembi. Mi recupero il lembo perché è quello che terrà bene la testa e il sederino della bimba, per cui lembo, lembo, lembo e poi, come al solito, tiro bene tutta la fascia. Ecco qua. Questo surplus di tessuto mi serve perché io vada ad aprire e ad alzare un po' le gambine e infilarlo sotto a sederino in modo che quando il bimbo cammina, mentre voi camminate, scende e si posiziona meglio con il sedere, si ritrovi il tessuto sotto a sederino. Ritiro bene anche il mio nodo. Cosa me ne faccio di queste fasce? Le incrocio sotto a sederino dei bambini e poi
la, sotto alle gambine. Faccio il mio nodo, dietro, e questa volta un doppio nodo, perché non vado più a toccare questa fascia. Il mio bambino in questo modo è in posizione semilaterale, per cui può guardarsi in giro come vuole, non è proprio contro di me, ma allo stesso tempo non è con le gambe totalmente divaricate come dovrebbe stare sul fianco. Abbastanza vicino per essere baciato. Pronti per andare a fare un giretto. Ok? Buon portare a tutti!